Oscar. Hola Dave. Allora, siamo in attesa di tutti i vari unboxing di M20, perché abbiamo visto effettivamente lo scatolotto fabbricotto di M20, ma ci è sempre presa comoda poi. Un po' comoda, perché effettivamente il materiale arriverà, ma nel mentre, prima di M20, effettivamente è uscito il Gideone. Il Gideone Gideon, che ci ha lasciato durante la storia di War of the Spark, infatti lo commemoriamo qua anche col playmat. Ho piantissimo. Beh, effettivamente a me è dispiaciuto molto. E c'è stata questa seconda incarnazione degli spellbook, come abbiamo visto l'anno scorso, c'è stato quello di Jace, quest'anno tocca a Gideon. Devo dire che il prodotto è molto simile, quindi sono 8 carte, artwork dedicata con tutte Gideon e una di queste carte foil randomica. La selezione delle carte però devo dire che è superiore secondo me rispetto a quella che era in Jace. Ah, quindi qua si sente molto di più la dedica. Si sente molto di più la dedica, ma anche il valore e la giocabilità delle stesse. Senza indugiare oltre, direi che sarà uno dei video più veloci del canale se riesco ad aprirli. Altrimenti diventerà uno dei video più lunghi del canale mai visto. Vediamo bene quelle che sono le carte e poi dopo cosa scopriamo di fuori. Bravissimo. Allora, la scatoletta è sempre molto bella, si estrae a libro, essendo uno spellbook, ed è curata davvero bene con i dettagli, con anche il disegno della busta che si riprende nella scatola. È molto molto bello. Questa è una cosa veramente... una chicca, cioè, fa proprio vedere che l'edizione è curata. Adesso togliamo la bustina da qua. I ragazzi hanno studiato bene. Sì, senza rovinarla magari la bustina. Giriamo così, funzionerà secondo me. Tanto contribuisce ad allungare il video. Ecco qua, esatto. Abbiamo anche la scritta. Vedi, che cosa dice Gideon Giura? Che quando la battaglia sembra senza speranza, allora tu devi lottare più forte. Ok. Me la metto in macchina al posto del santino sul cruscotto. Pensavo al posto dell'arbre magica. Ok, la bustina è bella, opaca, molto bella. E apriamola. Si apre bene. Senza rovinare le carte, che sono molto speciali. Allora, che carte troviamo? Le guardiamo tutte questa prima volta e poi andiamo diretti alla foilanza. La foilanza, ok. Gideon, giustamente. Giura. questa mi è piaciuta, top. Di classe. E Gideon è l'unica carta col disegno originale. Chiaramente il frame invece è quello simile a quello che avevamo già visto. Però anche devo dire per che Jace. Il frame è davvero bello, pazzesca. Sì, molto bello. Ok, qua. Seconda carta, Martyr's Bond, un incantesimo. Giustamente lui si è sacrificato come martire per salvare Liliana, quindi assolutamente a tema. Liliana! Martyr's Bond è un incantesimo che quando questo incantesimo stesso o un altro permanente non terra che controlliamo viene messo nel cimitero del campo di battaglia, ogni avversario sacrifica un permanente che condivide un tipo con quello che appunto è andato nel cimitero. Quindi se ci muore una creatura, sacrificano una creatura. Se ci muore un planeswalker... Come avrei voluto averlo stasera la partita di Commander, eh? Già. Poi, Path to Exile. Direi che questo... Path to Exile è anche, diciamo, il nominato numero uno nella speranza di trovarlo foil, eh? Perché è davvero tanta roba. No, scusami un attimo se ti interrompo, ma che figata l'artwork! Il disegno è davvero bello, con Gideon che combatte, sì. Path to Exile, credo che la conosciamo oramai tutti, è un esatto. Removal. Sono fermato un attimino su Martyr's Bond perché magari era una carta un po' meno nota. Altra carta stranota è Rest in Peace, dove giustamente RIP Gideon, la statua dedicata a Gideon, che dice che lui continuerà a sorvegliare essendo uno di Gatewatch, comunque anche col suo giuramento, davvero bello. E Rest in Peace è un'altra carta che comunque, insomma, ha il suo sporco valore, trovarla fuori, anche questa. Non sarebbe e quindi male. Già abbiamo scartato due carte foil che non troveremo mai. Shielded by Fate, incantesimo aura, costa 3, incantiamo una creatura, questa creatura ha indistruttibile e quando una creatura entra nel campo di battaglia possiamo attaccargliela. Ecco, praticamente esatto, è quasi un'equip. Bravissimo, quello che stavo dicendo, è un'aura che però è quasi un equipment. Tup. True Conviction,
True Conviction. Questo è veramente... Questo ci crede davvero. Ci crede. Però sai, in Commander così, dare a tutto Double Strike e Lifelink... Ha il suo perché. It's not bad, it's not bad. Poi cosa abbiamo? Warship. Altra carta che in realtà è sì, davvero giocabile. Adorare? No. Sì. Adorare. E lui infatti sta adorando Oketra. Se controlliamo una creatura, tutto il danno che ridurrebbe la nostra vita a meno di uno, invece ce lo fa andare a uno. Praticamente siamo pressoché immortali. Bella, bella. E poi la Black Blade riforgiata. Qualcuno non vedeva l'ora di averla fra le mani, diciamolo. Ed è una chicca davvero, ragazzi. Questa è una super chicca, perché hanno fatto fare l'artwork al disegnatore originale di Dacon Black Blade, che ricordiamo Richard Kane Ferguson. Uno dei tuoi preferiti, vero? Assolutamente sì, ma anche sia il disegnatore che poi ovviamente la carta. Ed è la Black Blade. Anche questa, benché non sia una delle carte che vale di più, però godrei tantissimo a trovarla foil. È giunto il tempo, vero? È giunto il tempo di scoprire qual è la nostra foil. Per l'appunto, Martyr's Bond, che però foilata not bad, devo dire. Anche perché non so se in camera si vede, ma pure sotto la scritta c'è una specie di filigrana. Sì, è fantastico, adesso così riesco a inquadrare anche quella, guarda. Top. No, bella. È spettacolo, cioè sembra di stare in discoteca, te lo spiego. E sì, infatti lui è proprio allegro alla discoteca, ma qua, cioè al bancone a chiedere la birra. E qua non ci volevo andare, zio, non ci volevo andare. Ok, adesso abbiamo visto per bene tutte le carte, facciamo una mega sbustata fast, se riesco, a vedere la foilatura. Ci sta di brutto. Ci sta. Così abbiamo anche il nostro 4 per facciamo aperto. Così, prima, esatto, facciamoci l'apertura di tutto. Nel frattempo qui metterò un po' il video in velocità con una musichetta di sottofondo. No, non è vero, dei... è la tua voce. Lo lascerò così perché sono belli anche questi momenti. Ok. La 1, la 2 o la 3? Io punterei sulla 3. Ok, apriamo subito la 3 allora. Path to Exile, bang, così. Path to Exile, bang bang. Bang bang. Bang bang. Oh, ho visto che la tecnica gira, prima funzionava. Ok, prima o poi deve cedere. Gira, roto. Wash. Però questo non sta cedendo, eh. Anzi, questo tra un po' piglia il volo, tipo un po' piglia il volo, e se ne va. Ok. Beh, però facciamo un attimino di suspense, la teniamo coperta. La teniamo coperta? Sì, la riveliamo a sorpresa. La riveliamo a sorpresa. Io sbircio però. Siamo surprise. Io sbircio. Hai puntato la 3? Io ho puntato la 3 con il Path to Exile. La 1, la 2 o la 3? Madonna ragazzi, ma chi sono? Sono un cecchino! Beh, Path to Exile, anche cioè, qua. Artwork è top, foilata. Foilata è spettacolare top. Ragazzi. Bello. No, e soprattutto scala. E anche, cioè, anche lì ta-ta-ta-ta, sì, l'effetto sì, discoteca. Sì, ta-ta-ta-ta. E qua si sente un po' di più la discoteca. Qui è un attimino più contento. Lui, contento io. Contenti tutti. Ok. Vediamo se le predizioni del Mago Ska funzionano ancora. Allora, uno o due? La 1. La 1 e troviamo? Ci sto pensando. Dai, ti omaggio la Black Blade. Mi omaggi la Black Blade. E se poi faccio rip? Rip nell'altra. Rip nell'altra. Tac. Oramai ho rinunciato, intanto si apre anche così con la scatoletta. Hop. Black Blade. E hop. Niente Mago Ska. No. Shielded by Fate. Adesso resta il dubbio. Se sulla prossima ci sarà veramente il Rest in Peace. O una True Conviction, che speriamo insomma di no. Io spero o il Rest in Peace o la Black Blade. Ok, Black Blade ovviamente sarei contento. Se no, anche Worship. Mm-hmm. Anche Worship può andare bene. O Gideon stesso, insomma. Insomma, l'importante è che non sia True Conviction. Esattamente. Perché dopo Martyr's Bond, Shielded by Fate sarebbe... Ho un brutto presentimento. Questa non la guardo, non me la spoilerò. Dopo che l'abbiamo detto, noi non la stiamo guardando, la guardate prima voi di noi. Esatto. Io ci ho fissa la camera, infatti sto facendo un po' fatica anche ad aprire la busta perché non guardando. Spero che rimanga. Ok, così okay. In camera. E? E? Signori. Guardiamo. Ah!
Ecco, rip, rest in però peace. Però ho detto che c'era rest in peace lì, eh. No, l'avevo detto io. No, ho sbagliato, dato per vedermi il video, ho sbagliato soltanto la Black Blade io, eh. Top, e comunque anche questo è davvero bello, il cielo con le nuvole. Ma il cielo è blu. Bene, ragazzi, niente Black Blade, ma devo dire che due delle tre carte top probabilmente le abbiamo provate, sì. Quindi good. È una bella edizione, carina. Ma se ne apriamo un altro po' così magari troviamo anche le altre. Bene, dai, playset di tutto, adesso ce l'abbiamo. La speranza di trovare la foilatura è davvero hardcore. È davvero hardcore. Ok, ragazzi, dai. Alla prossima per M20 per davvero. Bella. Ciao, ragazzi. Ciao.